in compagnia di Alfredo Paugiulo, qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Alfredo è conosciuto dal pubblico di Liberi TV per gli approfondimenti di economia, avevamo una frequentazione di trasmissioni che poi si sono sospese in qualche modo e speriamo che riprenderanno. Ma Alfredo, qui ovviamente, oltre come compagno radicale, come amico di Liberi TV, lo interpelliamo come candidato, perché Alfredo è un candidato a queste prossime amministrative in una lista ad Angri. Quindi parliamo delle comunali di questo piccolo paese, che non so se adesso è un piccolo paese o un centro più o meno grande, che sta in Campania. Allora, ci dici qualcosa di questa lista, di qualche progetto, programma? Certo, allora, innanzitutto il comune in cui mi candido come sindaco, con una lista che ho composto io, una civica di ispirazione libertaria che si chiama Angri Società Aperta, è un comune, questo in cui mi candido, che è il mio comune, che è uno dei più grandi d'Italia, perché su 8.080 comuni è il 570esimo per popolazione. È vero che nella zona in cui abito, la Gronciolino Sarnese, non è il più popoloso, ma essendoci anche comuni di 60.000 e 45.000 abitanti, comunque si tratta di un comune di 34.000 abitanti. La scelta di candidarmi a una elezione amministrativa, addirittura comunale, è partita da due presupposti. Uno è vedere che davvero si è arrivati a un punto di proposta politica a livello amministrativo locale talmente bassa che davvero c'è bisogno, si è sentito il bisogno non solo da parte mia ma anche dai compagni e degli amici che mi hanno proposto, di organizzare una sorta di incursione partigiana per la liberazione del nostro comune da atti incoscienti veri e propri, dall'incapacità di gestire la crisi in corso, ma in maniera peggiore ancora di altri comuni, addirittura laddove un assessore al bilancio ha dichiarato nel suo cosiddetto bilancio di fine mandato che l'amministrazione comunale rispetto alla crisi economica in corso nulla poteva fare di più di quello che ha fatto, cioè di fatto ammettendo l'incapacità di avere altre soluzioni. Rispetto a questo ci siamo proposti facendo una battaglia sul diritto alla conoscenza, cioè noi, cioè io insieme agli altri compagni, ci stiamo proponendo di portare nell'ambito della campagna elettorale una discussione basata sui dati oggettivi che riguardano soprattutto l'economia, la densità di popolazione, il tipo e le condizioni sociali sulla povertà e su altre problematiche, e quindi parlando dei dati oggettivi proponendo le proposte, proponendo le iniziative che possono essere risolutive o provare a risolvere questi problemi. E in tal senso abbiamo invitato i vari altri candidati sindaci ad avere un confronto sui dati oggettivi che non si basassero sui meri slogan. E già questo per noi è stata una vittoria, perché abbiamo messo in luce davanti alla cittadinanza come la loro insufficienza rispetto alla conoscenza dei problemi ha fatto sì che loro sfuggissero a questo confronto elettorale, palesemente quindi mostrando ai cittadini di Angri l'incapacità a candidarsi per risolvere i problemi, mentre invece si palesa una volontà di candidarsi solo per gestire quel po' di denaro pubblico che ancora arriva a livello comunale. Quindi a mio avviso è un'incursione partigiana nel mio comune, ma io inviterei tutti i compagni radicali, laddove fosse possibile, a fare queste incursioni partigiane nei comuni, perché la mia incursione, la nostra incursione, anzi come anche Società Aperta, parte dal presupposto che rispetto alla deriva oligarchica che parte da che è in corso nelle democrazie occidentali, a nostro avviso un modo può essere anche affrontata usando lo strumento della democrazia a livello di entità comunali. Quindi fare nuove proposte, nuovi tipi di interventi a livello comunale può in qualche modo proteggere le singole comunità locali dalla deriva oligarchica che si sta manifestando soprattutto attraverso politiche deflazioniste. In questo senso può diventare uno degli strumenti della battaglia di libertà contro i regimi di democrazia reale che stanno prendendo piede in tutto l'Occidente. E infatti una tra le nostre proposte, la maggior parte sono tese a recuperare fonti di finanziamento esterne al bilancio comunale o comunque fonti di finanziamento che vanno al di là di quelli che sono i trasferimenti che lo Stato centrale fa all'ente comunale, creando delle vere e proprie imprese che possono non solo rendere dei servizi ai cittadini, ma allo stesso tempo creare delle fonti aggiuntive di finanza per il bilancio comunale che poi possono essere utilizzati per vari interventi.
Abbiamo fatto un programma che, secondo stime econometriche fatte poi da questo gruppo di lavoro che li ha condotto, ci ricondurrebbe a livello di prodotto interno lordo locale, di nuovo ai livelli massimi del 2011, che corrispondevano a circa 225 milioni di euro, e inoltre a riprendere circa 720 posti di lavoro come limite massimo in 5 anni di lavoro di cosiddetti posti stabili, rispetto a una disoccupazione che è stata in grosso aumento negli ultimi 4 anni, anche a causa della crisi internazionale che è mal gestita dai governi nazionali e sovranazionali. Quindi insomma è un programma e anche una lista con pretese, insomma, e con riferimenti che da tradizione radicale travalicano i confini, diciamo, strettamente comunali, e insomma hanno anche una visione d'insieme. Certo, indubbiamente questa incursione a livello comunale, cioè diciamo un livello in cui io non mi ero mai proposto, ha questo senso, ha un senso di ultimo baluardo di resistenza rispetto al regime oligarchico che sta investendo l'Occidente. Cioè abbiamo individuato nel livello comunale l'ultimo avamposto dove ancora, attraverso la preferenza, attraverso l'elezione diretta del sindaco, è possibile in qualche modo opporre una difesa legittima, legale e democratica ai regimi che incombono in Occidente. Quindi è una scelta politica non localizzata, e per questo io invito anche in comitato a valutare la possibilità, insieme agli eventuali accordi regionali che si faranno, a che si facciano accordi complessivi con le altre forze e che diano l'appoggio a queste incursioni radicali nei vari comuni laddove fossero presenti, e che vanno nel senso di una resistenza democratica, e quindi non dare il semplice appoggio in regione a qualche presidente perché deve raschiare quei 4 voti che riusciamo a portargli, ma rispetto a questo farci dare una mano a fare le nostre incursioni di resistenza democratica in ogni punto locale laddove è possibile, così da creare una rete di resistenza che diventa via via più con una massa critica di carattere globale. Perfetto, allora in bocca al lupo a Alfredo Pauciulo e alla lista Angri Società Aperta. Sì, Angri Società Aperta, che se poi il simbolo è un quadrifoglio bicolore di colore blu e rosso su fondo bianco. Grazie ancora.